Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Voglio commentare oggi con voi e capire un po' quello che è il senso delle parole di Pochettino, allenatore del Tottenham, che dopo la sconfitta subito appunto contro noi la Juventus ha detto delle cose di dubbia chiarezza, in realtà, e anche di dubbia verità. Diciamo che avevo l'errata convinzione che perlomeno fuori dall'Italia ci fosse un atteggiamento diverso nei confronti di avversari, arbitraggio e così via. In realtà tutto il mondo è paese e questa cosa nel calcio coinvolge un po' tutti. È vero che magari in Italia la cosa viene vissuta di più perché in Italia la viviamo sulla pelle, ma credo anche che se noi vivessimo per uno o due anni in Inghilterra proveremmo le stesse situazioni, cioè appunto di questo continuo dubitare della buona fede degli arbitri e delle squadre che in quel momento stanno vincendo, stanno facendo meglio. Quindi non so, in questo caso può essere... Vabbè, diciamo che in Inghilterra poi il discorso è un po' diverso perché magari c'è molta più concorrenza, cioè ogni anno cambia il vincitore della Premier League, pertanto un po' il discorso è un po' più affievolito e magari emerge, come è successo appunto in questa occasione, in Europa. Però è anche vero che in Italia appunto c'è una squadra come la Juve che vince da 6 anni, quest'anno è ancora lì per vincere insieme al Napoli lo scudetto, pertanto dopo 6 anni è chiaro che ci sia una squadra obiettivo e nemica giurata e dichiarata di tutti quanti. Ovviamente però mi ha lasciato un po' sconvolto, mi ha un po' lasciato un po' così le dichiarazioni di Pochettino. Perché? Perché intanto non sono chiare, cioè sembra proprio uno sfogo in un post partita dopo aver perso una partita che ovviamente, e qua c'è da essere sinceri, il Tottenham meritava. Io reputo che meriti di vincere chi fa più gol, cioè è abbastanza palese e matematica la cosa. Però è anche vero che se tagliamo dai 180 minuti di partita quei 30 secondi che di ogni gol, quindi sono stati quanti gol? 4 gol alla prima partita e 3 gol alla seconda, quindi 7 gol. Se togliamo quei 30 secondi, che poi sono pochi minuti, e vediamo la partita senza i gol, la partita sembrerà chiaramente, non dico unidirezionale, ma quasi a favore del Tottenham. Resta il punto però che la Juventus ha vinto, come sappiamo, grazie a cinismo, esperienza, molta esperienza, e i cambi di Allegri, quindi la bravura dell'allenatore, che in questo caso ha superato Pochettino, che io reputo come allenatore bravissimo, ma che come bravissimo non è detto che sia anche dal punto di vista sportivo e non dico umano perché è un discorso molto a parte, ma comunque sportivo della sportività sia appunto allo stesso livello. E esempi ne abbiamo anche in Italia. Io reputo Sarri e Mazzarri ad esempio due a caso allenatori molto bravi, soprattutto Sarri molto bravo, ma anche Mazzarri diciamo che è un allenatore che nel suo picco, nel suo livello è molto bravo, che però ha avuto sempre un grande limite di tipo comunicativo che secondo me li ha limitati molto anche per quanto riguarda la carriera, soprattutto Sarri, visto che comunque Mazzarri ha avuto una carriera sempre molto low profile, ci ha fatto bene con squadre Torino, ma ha fatto bene con Napoli che non è questo Napoli, sicuramente con squadre meno blasonate nel momento in cui c'è stato. Resta il fatto però che sarebbero secondo me migliori come allenatori se avessero un comportamento diverso. Io credo che anche Allegri abbia fatto un salto di qualità in questo, da questo punto di vista, da quando era il Milan, quindi ormai sono passati 7-8 anni, e quando appunto è adesso che è alla Juventus. Quindi diciamo che quando poi si supera questo difetto, magari le cose possono cambiare anche dal punto di vista tecnico-tattico, anche dal punto delle vittorie con la squadra. Ma al di là di questo è un discorso a parte. Vi leggo quelle che sono le dichiarazioni che ormai sono state commentate molto da tutti, da anche i miei colleghi, però chiaramente sapete che per motivi di tempo io posso farlo solo il weekend. E parlo di pressioni, poi vediamo bene di capire questa pressioni. È una traduzione di quella dello Sport, quindi dichiarazione in inglese, e lui è spagnolo se non sbaglio, quindi tra l'altro il suo inglese non è il massimo, sicuramente non è madrelingua, però dice questo: volevo solo provare a spiegare che una squadra come la Juve ci ha dato una grande lezione su come comportarsi in queste situazioni. Per ora sembra una cosa, cioè un complimento alla Juve. Prima della gara c'era Agnelli, dopo c'erano Agnelli, Marotta e altre persone. Ho visto nel primo tempo come hanno messo pressione all'arbitro. Alla fine c'erano due rigori nel primo tempo, due falli di mano, forse c'era il rigore di Vertonghen, ma alla fine le cose si bilanciano. Ne parliamo dopo. Questi sono piccoli dettagli, ma alla fine contano molto. Non ho capito cosa c'entri questa cosa di Agnelli e Marotta, però andiamo avanti con quello che dice dopo. Alla Juventus sono specialisti, sono abituati a vincere e mettere pressione all'arbitro. Ma ancora non si capisce come. Sono abituati ad avere il loro proprietario nel corridoio, nel tunnel prima e durante la partita. È un club che ha una cultura in base alla quale la società fa di tutto per aiutare la squadra sul campo. È una partita di grande importanza che dobbiamo imparare a giocare non solo sul campo ma anche fuori. Sono due partite separate. Poi certo giocatori come Buffon e Chiellini, gente con esperienza di Champions in ogni stagione, con due finali in 3 anni, sanno dare qualcosa di più. Allora, e tutto ciò non ha senso. Cioè, questo discorso è una traduzione di un inglese sicuramente non perfetto, quello di Pochettino. Però il concetto sembra chiaro a cosa voglio rimandare, ma sembra quasi che
tiri un po' indietro le parole per non esporsi, per dire che praticamente la Juve, insomma, ha influenzato direttamente gli arbitri. Sembra quasi che voglia dire che la presenza nel tunnel degli spogliatoi di Marotta e Agnelli, che come sappiamo loro, non c'è niente di male, ma loro sono sempre stati molto contatti con la squadra, credo che Agnelli abbia un rapporto viscerale con la squadra perché è un presidente, ma più un tifoso che un presidente, nel senso buono però del termine. Vai in una partita determinante e vai a supportare i tuoi ragazzi. Non capisco le pressioni sull'arbitro, in che modo? Quali sono le pressioni? Cioè, la stretta di mano a salutare un arbitro che potrebbe essere una cosa normale, cioè un discorso di rispetto reciproco, non di pressioni. Sono quelle le pressioni, pressioni dove? A Wembley, nello stadio del Tottenham? Non mi pare sensato. Credo che voglia mettere quasi in discussione, quasi, discussione a buona fede quasi del punto delle persone nominate. Però non lo dice perché poi sa che dirlo potrebbe essere una cosa sbagliatissima, oltre al fatto che è così, ma chiaramente sarebbe veramente un'offesa verso per le persone menzionate. E la cosa che mi fa un po' dubitare è che poi dice che questo atteggiamento che la Juventus avrebbe fatto, cioè quello di mettere pressione all'arbitro, è un atteggiamento che il Tottenham ancora non sa fare e che pertanto dovrebbe in qualche modo imparare a fare. Quindi oltretutto condanna una cosa che però vorrebbe fare, nel senso che se il Tottenham avesse insomma in qualche modo di mettere pressione agli arbitri lo farebbe molto volentieri. Quindi tra l'altro secondo me dice una cagata all'inizio e dice una cagata ancora peggiore alla fine, quindi sono due cose veramente imbarazzanti. Quindi non ho capito veramente il senso, non ha senso tutto ciò perché mi mette insieme un po' di complimenti, un po' di complimenti e un po' di dubbi malafede. Io credo che sia solo invidia. Invidia dovuta al fatto che chiaramente la Juventus ha vinto una partita che sembrava non meritasse, ma che in realtà come sappiamo e come reputo io, merita chi vince in base ai gol che fa. Quindi insomma, alla fine sono 4 gol a 3 e quindi la Juventus ha vinto. Quindi questo è proprio matematico e deve essere, cioè, boh, è così, un assioma, non c'è nessun dubbio a riguardo. Però chiaramente ha invidia, vedo tanta invidia, un po' di chiaramente tristezza e disperazione dopo quello quanto fatto, è comprensibile, ma non trovo comprensibile la dichiarazione, un allenatore che personalmente è piaciuto, che mi è caduto molto in basso, che purtroppo non riuscirò in qualche modo a vedere negli stessi occhi, perché quando si parla di allenatori nel futuro della Juve, Pochettino è uno dei nomi che spesso viene fuori perché è bravo, però dopo queste cose qua ci sono degli allenatori che secondo me hanno detto cose sbagliate pur avendo magari delle competenze tecnico-tattiche interessanti. Mi dispiace molto perché comunque il Tottenham, insomma, tutto il clima che si è creato intorno a queste partite, due partite qua, era stato molto buono anche sui social, no? Così, quindi diciamo che è un clima molto disteso, tranquillo, e rovinare tutto quanto con una cosa così dopo una partita combattuta molto, è molto bella la partita, soprattutto la seconda secondo me molto bella, la prima un po' meno, ma la seconda è stata bellissima secondo me, anche se è sofferente da parte nostra, ma è stata molto molto bella. Rovinare tutto con queste dichiarazioni qua che vanno alla pancia di alcuni tifosi che sicuramente tra di loro sono molto simili ai tifosi delle squadre italiane, che quelli che appunto abboccano alle cagate, ai dubbi, ai complotti, credo che sia una cosa sbagliata. Quindi consiglio a Pochettino, contando che qua in Italia abbiamo un'esperienza di allenatori che si bruciano per le dichiarazioni che fanno, e imparare a comunicare, perché credo che sia un allenatore importantissimo comunicare. Credo che Allegri non sia un maestro di calcio assoluto, ma credo che la comunicazione di Allegri sia parte integrante e proprio fondamentale di quello che è l'allenatore nel suo complesso. Quindi imparate, non dico imparate da Allegri, imparate da chi come lui e altri allenatori hanno fatto della comunicazione. Io penso anche ad esempio a Mourinho, che guardate bene, Mourinho non è lo stesso di Pochettino, Mourinho ha un modo molto polemico di fare, però quella comunicazione e come lo fa, lo sa fare solo lui, credo che alla fine l'ha portato veramente anche a vincere, perché è un allenatore che secondo me è limitato da alcuni punti di vista, soprattutto tattici, ma che col suo tipo di comunicazione, che spesso viene anche un po' emulata e viene copiata, scopiazzata male, ha fatto del suo personaggio qualcosa di importante anche dal punto di vista del palmarès, di quello che ha vinto. Ecco, quindi ognuno deve trovare la sua personalità, però sicuramente quelli di Pochettino sono esternazioni che dal suo punto di vista di allenatore del Tottenham, che è una squadra blasonata ma fin là, c'è cioè un buon nome, ma come guardate il palmarès, il Tottenham è una squadra che poi si è accostata al nostro Roma, a Napoli, cioè voglio dire, ha vinto due coppe UEFA al massimo e un paio di campionati inglesi, quindi il livello è quello là per dire, anche se magari il fatto che sia inglese, che il Tottenham, che bello. Ecco che, insomma, da quel punto di vista, dal suo livello, queste dichiarazioni non fanno molto bene a se stesso, cosa che magari potrebbero far bene se fossi in una squadra tipo il Manchester United, del City, quindi quelle top al momento, dal quale dall'alto puoi anche permetterti di dire qualche cagatina in più, ecco. Quindi il personaggio si crea da solo, ma deve essere autentico e non appunto
scopezzando, non sicuramente dicendo le cose senza senso come in questo caso. E qui sotto ditemi pure cosa ne pensate, come sempre. Forza Juve, e speriamo che i quarti di finale beccare una squadra, ormai sappiamo chi beccheremo probabilmente, ma comunque di cambiare atteggiamento, perché quello visto contro il Tottenham non deve essere ripetuto in nessun modo, tranne il discorso dei gol, ma ovviamente ci sono stati troppi errori e troppa leggerezza in alcune cose, quindi bisogna migliorare, e qui è una cosa di cui parleremo sicuramente avanti. Forza Juve, alla prossima, ciao! Paura, paura.